Benvenuti in un nuovo video e benvenuti con il secondo episodio per quanto riguarda il marchio Fiorentini. Mi raccomando, non perdetevi gli altri video, spero che ci sarà la recensione di tutti i nuovi prodotti che sono usciti sul sito di AS Food e come sempre avete il mio codice sconto Giulia010, ma continuiamo, ci siamo fermati alle Veggie Mix della linea Snick Snack, della linea Snick Snack e quindi proseguiamo. Ok. Ovviamente marchi fiorentini, ma queste qua sono la non patatina gusto pizza, 60% di grassi in meno, non fritto e senza glutine. Già ovviamente per 65 grammi ha 247 calorie, quindi per tutta la bustina, 6,4 grammi di grassi, carboidrati 38 grammi, fibre 7,7 e proteine 5,3. Quindi che dite? Assaggiamo? Sente tantissimo il basilico. È proprio bella la consistenza. Wow, ovviamente vado avanti, anche se la mia faccia, le mie espressioni hanno detto già tutto, però ovviamente dopo ci ritorniamo per fare la classifica. Bevo e andiamo avanti. Ok, il secondo gusto, ho voluto scegliere qualcosa di classico, anche perché dopo ci sarà un'altra bomba e un'altra bomba ancora, quindi sempre linea Snick Snack, la non patatina al sale marino. Quindi ovviamente sempre le solite cose che non vi ridico, però questa è da 70 grammi, questa era da 65, invece questa è da 70. Qua sono proprio gialle gialle. Gusto specifico questo, però sono meravigliose sia la croccantezza sia proprio come sono. Sono prodotti di qualità, si vede dal pecco perché curato veramente nei minimi dettagli, ma pure il sapore, perché anche un sapore così semplice, sale marino, meraviglioso come sapore. Però ovviamente io non mi voglio soffermare e voglio andare avanti, perché gusto BBQ, quindi gusto salsa barbecue. Da questo gusto mi aspetto il mondo. Ovviamente sono tutti prodotti vegan. La non patatina BBQ, anche questa è da 65 grammi. Molto forte come sapore, ma non hanno nulla. Cioè, raga, hanno superato anche le patatine normali, ve lo giuro. Ve lo giuro. Sono un qualcosa. Wow, assaggio di credo. Che ci sta dentro, BBQ. Mamma mia, com'è? Meravigliosa, molto più sottili,
rispetto alle altre, molto forte come sapore, però ha un'esplosione incredibile, perché comunque per non essere proprio una vera e propria patatina, che comunque solitamente trovate in commercio, è wow wow wow. Bevo proprio qua, ci vuole 2 litri d'acqua, ci vogliono per far togliermi un po' questo sapore, e andiamo con l'ultimo prodottino di questo video. Il primo prodotto sono tipo la forma, non so come si chiamano quelle cose di mais, ecco, hanno tipo la forma dei puff. Riso nero sale rosa dell'Himalaya, ovviamente un prodotto certificato vegan e anch'esso senza glutine, fonte di fibre non fritto. Cornetti al riso nerone con sale rosa dell'Himalaya. Per quanto riguarda i valori siamo lì, quindi raga, è inutile che ve li dico, questi qua sono da, il pacco è da 45 grammi, poi ovviamente io vi lascerò giù nell'info box i link dei prodotti, così andate direttamente a vedervi i valori nutrizionali, ma anche gli ingredienti. Eccole qui. Che odore! Sono tipo viola. Non sapete cosa sembra? Io prima mangiavo tantissimo, poi nell'ultimo periodo non l'ho mangiato più. Ha lo stesso sapore del riso venere. Beh, anche questi sono semplici ma sono spaziali. Fiorentini ha un grande spazio nel mio cuore. Primo posto io ci vado ad inserire per l'esplosione di sapore, però ovviamente sono sempre gusti personali perché comunque salsa barbecue è un po' forte, però vado ad inserire salsa barbecue e questi qua a riso nero, anche perché sono molto particolari. Al primo posto. Subito dopo, al secondo posto, io vado ad inserire gusto pizza e vado ad inserire anche il gusto comunque sale marino. Tra tutti e quattro gusti, ovviamente sale marino è un gusto molto semplice come comunque la patatina classica, ecco. Però sinceramente, nella sua semplicità, è un prodotto super super valido, proprio perché ci sta chi non ama questi sapori forti e quindi ci sta assolutamente, quindi io vi consiglio, prendete sale marino e prendete i cornetti, li chiamano così, quindi chiamiamoli così. E però devo dire che, vabbè, Fiorentina alla fine come marchio non si è mai smentito, però con queste, con tutte queste novità penso abbia dato ancora di più una marcia in più al marchio, almeno parlo per me, perché da me tutti, non ho mai visto tutti questi prodotti del marchio Fiorentini, voi sapete la questione che da me per arrivare qualcosa ci vogliono anni. E quindi nulla, io sono rimasta veramente super soddisfatta e so che questo è solo il secondo video e quindi ce ne saranno altri due da fare, quindi altri due con tantissimi altri prodotti da provare, però sono rimasta veramente super super contenta e quindi nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!